Che succede? Dumet, che cazzo di problemi ha? Era nervoso in viaggio. Pensavo che fosse soltanto eccentrico. Puoi essere eccentrico senza essere un assassino. Riflettiamo. Hai visto Dumet scappare? Sapeva che c'era un assassino e se n'è andato? Forse. O forse il tizio che abbiamo visto non era Dumet. E quello con la maschera, sì? Quella trappola era parecchio sofisticata, progettata in ogni dettaglio, in modo che noi la trovassimo. Questo rende ancora più probabile che l'uomo del traghetto non fosse Dumet. Pezzo di merda. Cosa? Un muro. Avanti. Proprio come Holmes. Lo so, non voglio pensarci. Mi creo una mappa mentale, ma temo che la stanza di Erin sia tagliata fuori. Dio, Charlie, perché se la prende con lei? Perché è la più facile da impressionare, la più vulnerabile. Oh, ma che cazzo... È una bambina. Oh, bene. Senti anche tu la bambina. Pensavo di essere impazzita del tutto. Da dove viene? Charlie, vieni. Apriamola. Siamo in una matrioska. Cosa? Le bambole russe. Sai, quelle bambole dentro le bambole. Stai impazzendo? Perché non è il momento. Siamo chiusi in una cucina, dentro un hotel, soli su un'isola. Se anche uscissimo da qui... Come usciremo dall'hotel? Esatto. O dall'isola. Affrontiamo un problema alla volta. Prima la stanza. Giusto, hai ragione. Charlie... Forse c'è un'uscita. Guarda, questa si muove. Forse si forza più facilmente. Stai indietro. Questo non me l'aspettavo proprio. Ah, Amy! Charlie! Merda.
C'era qualcuno con me. Io non riesco a respirare. Sta calmo. Respiri profondo. Inspira e espira. Oh, andiamo. Devono sentirlo. Aspetta. Ragazzi! Ehi là! Ehi! Charlie! Mark! Jamie! Dai, forza! Smetti di essere così fifona! Che cosa curavano? Beh, fanculo, Jamie. No, oh, ma che diavolo!
Un'intera stecca stavolta. Cerchi di prendermi con le buone, eh? Beh, credo le terrò da parte. Allora, niente domande? Che ti succede, Monday? Mi sembri diverso. Ah! Riconosco quella luce nei tuoi occhi, furbetto. So mantenere i segreti. Tutti ne abbiamo. Il pubblico ministero vuole un numero da me. Lo sapevi? Ma certo che sì. Numeri. Hanno accusato Holmes di 27 omicidi, ma noi sappiamo che era vicino ai 200. Riesci a immaginarlo? Speravo di avere più tempo per provare a batterlo. Ovviamente è emersa la storia delle agenti immobiliari. Dopotutto loro avevano famiglia. Ma i numeri che mi chiede il procuratore... Anche lui saprà che esistono persone reietti, disadattati, gli scarti della società che tutti quanti fanno finta di non vedere. E quando spariscono, chi lo nota? Mio padre mi diceva sempre di lasciare un'impronta nel mondo. Non ho mai capito cosa intendesse, finché non ho visto la prima ragazza sanguinare. Io la definisco arte. La mia firma sulla società. Non è omicidio, è una risposta estetica alle esperienze che il mondo mi ha offerto. Chiedi a chiunque di elencare i serial killer che conosce e ne nominerà 5, 10 magari. E poi prova a chiedere i nomi dei detective che li hanno catturati e farà scena muta. Non dirà un bel niente. Non sono nessuno. Non importano a nessuno. Nessuno gira film su di loro. Nessuno mette le loro facce sulle magliette. E a nessuno frega un cazzo. Io ho lasciato la mia impronta. E tu? Jamie! Erin, ci sei? Ehi là? Mi senti? Che succede? Cosa... Sei in pericolo, Erin! Ma come... Devi ascoltarmi.
Fai come ti dico. Jamie, che succede? Dove sei? Io non... Ascoltami. Ascolta, c'è un armadio lì vicino. Entra dentro, sbrigati. Ma che significa? Erin, nasconditi. Perché me lo stai dicendo? Che succede? Adesso, Erin, fidati di me, ok? Charlie! Jamie! Ehi là! Dove sono finiti? Spero siano al sicuro e che ci stiano cercando. Kate, guarda qua. Che sta succedendo? Oh, siamo chiusi dentro. Così pare, sì. Aspetta. Shh. Cosa? Shh. Hai sentito? Sono loro. Da dove viene? C'è qualcuno nel ristorante. Qual è il piano, Charlie? Finirete morti. Ok, io vorrei brindare a tutti voi. Giù. So di essere bersaglio della vostra ironia e che fa parte del mio ruolo di patriarca della famigliola. Mark e Jamie, voi due da soli lavorate per 10. Kate, nonostante i litigi, programma, sei l'anima. Cattura il pubblico. Che cazzo significa? Mark, cosa fai? No, non le toccare. Ora stiamo davvero esagerando. Non so in cosa ci abbia trascinati Charlie, ma se trovo Dumette gli spacco la faccia. Qualcuno ha visto Dumette? Ok, stiamo esagerando. Che diavolo succede? Oh Cristo, ma è identico a lui. Impossibile che qualcuno li abbia messi insieme solamente in un paio di ore. Senti. Dei passi. E si avvicinano. Ma perché attenzione. Invitarci qui, cena inclusa, per poi andarsene? Oh, merda. Jamie.
Ma che succede? Scusa, pensavo... Gesù! E questi cosa sono? Oh mio Dio. Quando il muro si è chiuso io... Per fortuna stai bene. Dumet ha ucciso il suo custode. Cosa? Davanti a noi. Dumet! Una messa in scena. Indossava una maschera e so bene cosa può sembrare, ma dico sul serio, ora ce l'ha con Erin, dobbiamo muoverci! Ma un attimo, Charlie dov'è? Non lo so, ci siamo divisi. Cavolo, non posso crederci. Così, quando troveranno i nostri cadaveri sulle sponde del lago... È un cazzo di scherzo! Una scusa plausibile. I nostri... morti! Cristo, fate silenzio! Morti! 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 Cos'è stato? Questo... è finto. Una replica o di un animale o roba così, per forza. No, 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 non ci credo. Oh, è vero, cazzo, ve l'avevo detto, questa è una follia. Andiamo via da qui. Oh, è chiusa! Ma che succede? Anche quella da cui sono entrata. Dumet! Ti piace giocare? Fatti vedere! Vieni! Giochiamo insieme, dai! Devo uscire. Jamie! Ehi là! Jamie! Io sto bene!
diavolo era? Numero 2. Hai letto il mio rapporto sul primo? Stesso modus operandi, maschio con varie lacerazioni. Le lesioni sul basso ventre sono simili a quelle della prima vittima. La forma della ferita d'ingresso suggerisce che l'arma dell'omicidio potrebbe essere la stessa. Credo che sia un collezionista. Questa volta ha reciso l'orecchio sinistro. Incisione netta. Eseguita con un bisturi o una lama di rasoio. Un lavoro pulito. Ben eseguito. Scarsa presenza di sangue. Probabilmente la vittima era già morta da 30 o 40 minuti quando l'ha fatto. Questa in effetti è una novità. La prima vittima era viva al momento della rimozione dei denti. Immagino il caos e le grida. Sta imparando. Thank you.
Ma ciao, bellezze. Grazie a Dio. Sono vere. Ah, sarà la migliore sigaretta della mia vita. Oh, ma che cazzo. Grazie a Dio. Ma che fa? Ehi, ce ne sono? Sono qui! La situazione si è complicata per i nostri amici. Forse Charlie è sfumato, sì. Certo, non è facile restare colleghi dopo la fine di una relazione. Ma credo che Mark e Kate troveranno il loro modo. E forse sarà un'occasione per conoscersi meglio.
E che dire dei pregevoli animatronici del signor Dumet? Li trovo alquanto geniali. Alcuni sono davvero realistici. Vorrei sapere dove si procura i pezzi. Trovo che sia una cosa corretta a questo punto offrire un indizio per pareggiare i conti. Che ne pensi? No? Bene. Come non detto, allora. Dove eravamo rimasti? Buona fortuna. Io potevo salvarlo. Thank you.
Ecco fatto. Ma che cazzo? Ok.